RMO presenta 3 minuti con commenti su notizie, fatti e avvenimenti. Ben ritrovati da Elisa Fontana con un nuovo appuntamento di 3 minuti con, e oggi in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebrerà il 25 di novembre, vi raccontiamo le iniziative che a riguardo sono curate da una realtà del territorio di Rovato, appunto dall'Auser di Rovato, e per farlo abbiamo invitato ai microfoni di Radio Montorfano il presidente. Benvenuto quindi a Michele Venni, buonasera e grazie di essere con noi. Buonasera a voi. Voi avete scelto di organizzare un fitto calendario di eventi durante la settimana appunto del 25 di novembre. Ci racconta qualcosa rispetto all'iniziativa che avete chiamato Occasioni di sensibilizzazione per la lotta contro la violenza sulle donne? Beh, la prima cosa era che ovviamente il tema è urgente, diciamo così, e fa parte del crescere della nostra società proprio in relazione al rapporto tra uomini e donne. L'altra cosa che ci siamo preoccupati era non solo quindi offrire un'occasione di riflessione su questa tematica, ma farlo assieme ad altre associazioni, proprio perché anche questo crediamo che sia importante, lavorare in rete, lavorare con altri, non in competizione, ma proprio in solidarietà. Ecco, le iniziative quindi... C'è, oltre ovviamente alla città di Rovato, c'è il Lions Club, l'Associazione Casa del Sole, Rabbi Rovato, l'Associazione Liberi Libri, il Centro della Salute Mentale di Rovato, il Filo che Unisce, il Cerchio delle Donne, Uno per Tutti, tanto per dire il giro di persone. E ognuno si è impegnato a creare un evento, un momento di riflessione, sia in termini provocatori, per esempio Liberi Libri ha fatto una mostra di vestiti, ma nell'ottica uno sembrerebbe dire ma come, cosa c'entrano i vestiti? Ma siccome spesso si dice è la donna che provoca, se l'è cercata, e allora leggendo proprio le impressioni di queste persone che sono state abusate, violentate, uno si rende conto e dice ma non è possibile che semplicemente perché c'era un vestito questa qui è stata provocante. E soprattutto i ragazzi dell'associazione che hanno dovuto andare a scegliere i vestiti in base a quella che era il racconto, hanno praticamente scoperto che potevano essere loro stesse perché anche loro avevano quei vestiti lì. Ecco. Poi tutta una serie di occasioni di riflettere appunto sulla violenza, il perché della violenza, eccetera, ma anche momenti di serenità, quindi attraverso il suono, attraverso la poesia, ecco, proprio per far capire che non è che vogliamo essere truci soltanto pensare al lato negativo, ma pensare anche che il rapporto uomo-donna è anche molto bello e ha tutta una serie di aspetti che sono piacevoli. In una sorta appunto di educazione anche rispetto e anche a ripensare un po' al ruolo della donna, anche staccandolo dai concetti che ci vengono invece trasmessi ad esempio dalla televisione, con momenti un pochino più concreti che sono quelli che si riesce a organizzare davvero se la cittadinanza e le realtà associative, come diceva giustamente lei, si mettono in rete e cominciano a condividere anche questi temi abbastanza difficili. E appunto su questo tema io le chiedo, sicuramente avrete avuto anche altre occasioni per parlare di questo tema, come si inserisce la violenza sulle donne, quindi la sua lotta rispetto alla mission della vostra realtà? Allora, noi come il gruppo di Auser è un'associazione di promozione sociale, quindi creiamo diamo occasione. All'inizio era fatto solo per persone anziane, perché è partito in questo senso. Auser vuol dire autogestione di servizi. In parole semplici, l'anziano è ancora valido, non ha bisogno di andare continuamente a chiedere al comune, a chiedere ad altri, no? Può essere in grado di autogestirsi i propri servizi, in questo modo sgravando quello che è l'ente pubblico di una serie di oneri, ma soprattutto mantenendo vivo la persona anziana, perché se io continuo ad agire, continuo a fare, continuo a progettare, mi mantengo giovane. La vecchiaia non è data dagli anni, è data dalla testa. E allora offriamo tutta una serie di occasioni di incontro, che li chiamiamo proprio così non a caso, dove si vada, potremmo chiamarli corsi per capirci, da comunicazione e autostima, al cucito, alla tai yoga, alla ginnastica per l'intimo benessere, danza del ventre, psicologia, filosofia, arte, e andiamo avanti, lingue, eccetera. Abbiamo di più di 36
occasioni di incontro, proprio corsi eccetera, perché le persone possano trovarsi, star bene assieme, imparare, continuare in parole semplici e mantenersi giovani. Oltre a questi corsi creiamo ulteriori occasioni di incontro che sono per esempio visite a musei, oppure a teatro, a concerti, siamo andati all'Arena e quando per esempio facciamo questo tipo di iniziative uniamo sempre anche la conoscenza della città, proprio per renderci conto che siamo in un mondo bello, in un mondo che deve stimolare per le tante bellezze che può offrirci. Ecco. Occasione appunto di approfondimento e di condivisione, io direi però a 360 gradi, perché è davvero andate a toccare un pochino tutti quelli che sono gli interessi e gli aspetti anche dell'educazione, della cultura personale. Stimolare la testa. Esatto, Presidente, io so che il vostro calendario è fittissimo, quindi le chiedo di ricordare ai nostri radioascoltatori dove poterlo reperire, quindi il sito internet e soprattutto come fare per trovarvi, in modo tale che se qualche nostro ascoltatore ci sta ascoltando magari può essere interessato alle vostre iniziative. Certo, allora è molto semplice, c'è il sito internet, basta cercare Hauser Rovato e escono tutte le varie occasioni con i numeri di telefono, l'email e quant'altro. Quindi quello è molto semplice. La nostra sede si trova a Rovato in via Ettore Spalenza, numero 8. Non siamo lì ovviamente tutti i giorni perché siamo tutti volontari e quindi le varie iniziative vanno, diciamo, autonomamente. Ognuno è responsabile di un settore, quindi anche questo è bello perché è l'insieme, è l'unione che fa la forza, come si dice. Ecco. Poi per ricordare che in questa settimana... giovedì c'è il Lions, fa una riflessione proprio sulla violenza di coppia in particolare, quindi all'interno della coppia, è data da uno psicoterapeuta. Venerdì invece bellissimo è il teatro Quando muoio io, è la seconda presentazione di questa pièce teatrale, la prima è stata fatta a Santa Barbara di Brescia e quindi è estremamente interessante, anche piacevole il dire che noi siamo i secondi, diciamo, a metterla. Ecco, il giorno poi della violenza della donna, anziché fare un momento, come dire, di riflessione, abbiamo preferito mettere qualcosa che allarghi il cuore. Chiudi gli occhi e lasciati andare, fatto da Uno per Tutti, che segue ragazzi, che tra l'altro questi ragazzi hanno riempito il paese di slogan, li hanno appesi, proprio slogan che ricordano di non usare violenza, in sostanza. E termina domenica con il gruppo teatrale dell'Ause, perché abbiamo un gruppo che crea teatro, non che recita, lo crea proprio, però, e io porto i segni del tuo dolore, che è significativo già dal titolo. Davvero grazie mille al presidente dell'Ause Rovato per il suo tempo, per averci spiegato così nel dettaglio tutte le iniziative, e chiaramente io le faccio un grande in bocca al lupo, le auguro chiaramente buon lavoro, grazie mille. Grazie a voi. Io di nuovo ringrazio il presidente dell'Ause Rovato, Michele Veni. Vi ricordo che fino al 26 di novembre ci sono appunto queste occasioni di sensibilizzazione per la lotta contro la violenza sulle donne, organizzate e curate dall'Ause di Rovato a Palazzo Sonzogni a Rovato appunto. Vi do appuntamento alla prossima intervista. Ciao a tutti!